Intanto l'occasione felice è la presentazione di un volume che è Etica ed Estetica dell'Educazione Ambientale. Come diranno poi i nostri relatori, è il risultato di una cooperazione tra istituzioni che ha visto protagonisti l'ARPA, l'Università e l'Arcidiocesi di Vercelli. 3 anni fa avevamo stretto un accordo di programma e questa è la felice realizzazione, un volume che è anche, tra parentesi, un e-book per i tipi di edizioni FD. Un grazie particolare a tutte le autorità che sono presenti, ci fanno l'onore di riprendere con noi questo cammino, per noi anche l'occasione di salutare persone che si sono avvicendate ai vertici delle tante istituzioni vercellesi, quindi ringrazio in particolare il prefetto dottor Garcia, il questore dottor Di Domenico, poi l'assessore Matteo Marnati, l'assessore Gianna Baucero, i rappresentanti delle forze dell'ordine, i carabinieri, la Guardia di Finanza, l'esercito, tutti voi cari amici che ci fate l'onore di essere qui presenti con noi. Un grazie particolare al direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, il professor Michele Mastroianni, che ci concede l'utilizzo di questa cripta in questo pomeriggio. E allora quindi io direi che possiamo incominciare la presentazione. Come vedete al tavolo abbiamo i rappresentanti istituzionali dei 3 enti che hanno promosso questa ricerca. Intanto il padrone di casa, in questo caso è il prorettore dell'università, il professor Roberto Barbato. Guardate, come era scritto anche nell'invito, era il rettore atteso, ma sapete che il nostro rettore è anche il primario del pronto soccorso di Novara e quindi oggi è stato chiamato per tutta una serie di problemi delle vaccinazioni e naturalmente quindi ha mandato il professor Barbato, ma vi saluta naturalmente in attesa di vedervi in successiva opportunità. Monsignor Arcivescovo, padre Marco Arnolfo, grazie infinite di essere qui con noi a questa ripresa, e l'ingegner Angelo Robotto, che è il direttore generale dell'ARPA Piemonte, da cui è partita un po' tutta quanta l'idea di questo progetto sulla educazione ambientale. Come funziona questo nostro pomeriggio? Dopo i saluti istituzionali ci sarà il curatore del volume, che è il dottor Franco Pistono, che ci racconterà i contenuti del volume, poi naturalmente daremo la parola molto veloce ai diversi autori, diversi contributori di questo libro che sono presenti in sala e che collegialmente saluto. A lei la parola quindi, il prorettore professor Roberto Barbato. Grazie dottor Pomati e buonasera a tutti, vi porto i saluti, come ha detto il dottor Pomati, del nostro magnifico rettore professor Avanzi, che non ha potuto essere qui per un concomitante impegno. Io personalmente mi fa molto piacere essere qui questa sera, perché questo progetto, che come diceva il dottor Pomati, come dire, è nato ufficialmente nel 2018 con la stipula di una convenzione con ARPA, poi estesa alla diocesi di Vercelli, chiaramente ha avuto una genesi precedente. Io ricordo la prima riunione dell'allora, con ancora allora rettore professore Manuel, di una riunione con l'ingegner Robotto e il dottor Franco Pistono, dottore amico Franco Pistono, che è qui in sala, in cui si era provare a immaginare, mettere le basi di un progetto di questo tipo, cioè l'utilizzo della musica, che comunque è un linguaggio universale, che quindi, come dire, raggiunge, io credo, molte volte più facilmente il bersaglio che non le parole, perché i suoni vanno ad agire su meccanismi percettivi magari un po' diversi da quelli delle parole, cioè e cercare di utilizzare la musica per sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni, credo, perché il mondo sarà loro fra non molti anni, sensibilizzare le giovani generazioni su quelle che sono le problematiche ambientali
importanti che stiamo vivendo. L'Università del Piemonte Orientale cioè, vuole anche impegnarsi in queste tematiche, soprattutto nella sede di Vercelli, attraverso l'istituzione di un corso di laurea in gestione ambientale e sviluppo sostenibile, nonché l'idea di un dipartimento dedicato a queste tematiche. Quindi fin da allora per il nostro Ateneo era, come dire, naturale sposare un progetto che, rivolto alle giovani generazioni, avesse lo scopo di sensibilizzarle il più possibile, tutto quello che possiamo fare verso la comprensione un atteggiamento proattivo nei confronti di quelli che sono i problemi dell'ambiente. Come diceva il dottor Pomati, nel 2018 poi si è stipulato appunto un accordo di cooperazione con ARPA e poi con la diocesi di Vercelli, con lo scopo di realizzare iniziative comuni, come recita la Convenzione, mirate all'individuazione, predisposizione, promozione e all'attuazione di progetti volti a contribuire alla disseminazione della conoscenza, alla valorizzazione dell'innovazione e della ricerca scientifica, alla forma dei giovani, alla tutela del patrimonio ambientale. Quindi questo era un po' l'obiettivo che si era posti in questo progetto. Dunque il risultato c'è stato un risultato intermedio che, come dire, quando era ancora possibile essere in presenza in una serata di maggio del 2019 qui al Teatro di Vercelli, le scuole avevano presentate delle attività musicali appunto, come dire, con dei testi rivolti all'ambiente, e il secondo risultato di questo progetto è il libro che stiamo presentando oggi, che ha visto il contributo di alcuni colleghi che vorrei ringraziare a nome di tutto l'Ateneo, che sono la professoressa Meini, la professoressa Poma e il professor Bursei. Colgo l'occasione per ricordare che il professor Bursei, che era una persona estremamente entusiasta nei confronti di queste tematiche, è mancato circa un anno fa, e che questo libro è dedicato alla sua memoria. Grazie. Chiaramente c'è l'attimo di commozione nel ricordo di Gigi Bolsei, ci sono tutti i suoi familiari presenti, grazie di essere qui, e anche forse un po' la prima volta che riusciamo collettivamente a ricordare, ma dovremo fare ancora delle cose ben più grandi per il ricordo di un grande professore così tanto amato, soprattutto dai nostri studenti. Ecco allora quindi la volta di Monsignor Marco Arnolfo, che è il nostro arcivescovo. Prego. Perfetto, bisogna fare un attimo di spostamento. Buongiorno a tutti, io ringrazio veramente di cuore per questa possibilità di rivolgere questo saluto, grazie al dottor Pomati, grazie al professore, grazie veramente a tutti. È veramente un caloroso saluto e anche di grande riconoscenza. Sono stato molto lieto, come così responsabile della Chiesa di Vercelli, di poter aderire a questo progetto di collaborazione, ma molto significativo, sia per un camminare insieme, tra l'altro adesso la Chiesa sta iniziando un sinodo, il camminare proprio insieme, ma sia proprio per la valenza importante del contenuto, della finalità di questo progetto che ci accomuna, e che tra l'altro è un progetto che affonda anche le radici da un punto di vista biblico, teologico. Papa Francesco l'ha richiamato con molta attenzione nell'enciclica Laudato Si, già del 2015, proprio anche un po' rivoluzionando, come dire, il pensiero della Chiesa, facendo proprio convergere l'attenzione, ma non solamente dei cristiani, di tutto il mondo, di tutti gli abitanti della stessa casa comune, che devono prendersi cura di questo stupendo mondo che è il creato, che
abbiamo tutti a disposizione, che dobbiamo assolutamente rispettare, ascoltare. Lui ce l'ha presentato, Papa Francesco, con la stessa attenzione e sensibilità di San Francesco. Difatti Papa Francesco ne ha preso anche il nome quando è diventato Papa, e San Francesco descrive la terra come sorella, forse la tolgo perché, come sorella e madre che dobbiamo ascoltare in questo momento in cui grida perché si lamenta per le volte in cui è insomma maltrattata. E ringrazio proprio per il lavoro che si è svolto, perché abbiamo fatto questo accordo, ma poi almeno io personalmente non ho lavorato molto e confesso un po' la mia colpa, no? Magari, però ci sono persone che invece hanno lavorato e hanno veramente prodotto questa bellissima pubblicazione che indica questa armonia, no, da diversi punti di vista, che noi troviamo poi nel creato. Vorrei dire proprio armonia, la cosa più bella, vista anche la tematica dell'educazione, dell'etica ed estetica, dell'educazione ambientale, ma condotta da anche un professore che ha la musica d'ambiente, nel suo corpo, nel suo sangue, perché Franco Pistone, carissimo professore, amico, lo conosco e vibra, vorrei dire, col suo cuore, vibra in sintonia con l'universo, e che è la visione, vorrei dire, più bella e corretta, anche se vogliamo descrivere questo mondo, perché questo mondo, anche proprio da un punto di vista, se vogliamo, di una descrizione fisica, è un universo che è un insieme di galassie, di particelle che vibrano, che sono pulsanti, che sono in qualche modo, come poi anche in un'ipotesi, no, di un universo a string, cioè di particelle che sono delle piccole corde chiuse o aperte che vibrano quasi come le corde di un violino, e quindi noi siamo come il frutto di una continua armonia di tante particelle che sono in continuo movimento, in continua vibrazione, in continua diffusione di una musica. Quindi questo universo, se da una parte si deve contemplare con lo sguardo, dall'altra si deve ascoltare, vorrei dire, no? Ascoltare proprio per questa armonia. Ecco allora l'importanza della educazione a vivere questo atteggiamento di grande ascolto, di contemplazione, di mettersi veramente in sintonia, perché noi ci siamo all'interno, anche noi dobbiamo fare la nostra parte, non dobbiamo essere una nota stonata, ma dobbiamo essere una nota che vibra nel modo giusto, nel contesto giusto, rispettandoci a vicenda. La grande visione infatti di Papa Francesco è proprio questa connessione globale che ci deve coinvolgere veramente tutti e che ci permette di affrontare insieme, specialmente dopo questa pandemia, il cammino che dobbiamo riprendere, cioè proprio insieme partire come una grande sinfonia in cui veramente facciamo risuonare la bellezza dell'universo. Quindi grazie ai collaboratori, grazie veramente di cuore per questo progetto che vedo che sta andando avanti e che deve continuare. Grazie di cuore a lei, per la sua testimonianza. Non può stare lì perché credo che ci sia un altro microfono lì, perfetto. Ingegnere Angelo Robotto, direttore generale dell'ARPA Piemonte. Grazie, grazie. E con vera emozione, ve lo dico sinceramente, perché tutto quello che è stato detto è vero, prima volta in presenza, perché tutto sommato anche noi abbiamo fatto qualche attività, qualche evento, ma c'erano due o tre persone, vero assessore, no? Negli ultimi tempi. Sentire le parole, guardate che è una cosa veramente importante, permettetemi di sottolinearlo, un fisico che però di sguincio è anche arcivescovo e che, mi catturò fin dal la prima volta quando ci incontrammo, io entrai timoroso dicendo io sono un peccatore, lui mi rispose anch'io. Allora dico va bene, entro, no? E ci parliamo. Noi in quel momento con l'amico Franco Pistone, ma con ARPA tutta, perché Franco è un grandissimo professionista, ma è ARPA che ci sta credendo in queste cose, ci sta credendo. Noi ci eravamo già parlati con e avevamo già stipulato un protocollo con
il rettore Manuel, con il prorettore, e per tentare di andare oltre, ben oltre l'istituzionale. È vero, compito istituzionale delle agenzie dell'educazione ambientale. Sì, è vero, c'è scritto sulle leggi. Ma noi possiamo declinarle le cose che sono scritte sulle leggi mettendo qualcosa sulla carta, si è fatto, sul sito, oppure andando in tutte le scuole e fare musica d'ambiente, per esempio, non è l'unica attività di educazione ambientale che facciamo. E bella la questione della vibrazione cosmica, ma così è stato. Io a volte, partecipando a incontri in cui Franco catturava i bimbi perché bisogna rovinarli fin da piccoli, nativi ecologici, con filastrocche messe su musiche conosciute e suonate con la chitarra o col piano, ebbene lì sentivi veramente che questi bimbi percepivano un qualcosa, e lì abbiamo avuto l'idea del bello, dell'estetica, abbiamo avuto l'idea dell'etica, l'etica che fino a prima del 2001 ambiente non c'era scritto nella Costituzione. Io ho qui davanti a me un amico, permettetemi un momento, scusami Fumati, rubo un minuto in più, ma cioè, sono qua e ho proprio il piacere di essere qua veramente con voi stasera, un picco di vibrazione me la sento anch'io, no? Anche se il pistone non suona, no? Con il prefetto Francesco Garcia lavoriamo assieme da tanto tempo, ne abbiamo passate di cose, abbiamo intenzione di andare ancora più avanti. Il periodo della pandemia è stato una sciagura, lo sappiamo tutti, però ci ha insegnato anche cose. Bene, mettiamole a fattore comune queste cose e usiamole sempre di più. Il primo prodotto è questo libro, ma questo io lo lascio come sfida. Questo è una partenza, questa deve essere una partenza, che fa scuola anche a livello nazionale, deve fare scuola anche a livello nazionale. Io cito il 2001, entra nella Costituzione ambiente, fino a prima era soltanto etica, poi entra nella Costituzione. Ma parliamo del 2015, quando, ricordiamolo solo per dire che sono cose molto concrete, il Santo Padre, l'enciclica ricordata, e il Parlamento dicono che è peccato trattare male l'ambiente, ma è reato fare un ecoreato. Prima non c'era questo. E poi l'agenda 2030 nel settembre 2015. Ecco, sono tutti questi temi che quotidianamente con l'assessore Marnati whatsappandoci o parlandone direttamente trattiamo, e in questo anno e mezzo forse è stato dato più spazio ad ARPA che in tutti gli anni precedenti, e questo mi va di dirlo perché lo penso davvero, e tutti voi sapete che io sono zero diplomatico, ma le cose che penso le dico. E quindi se il dottore Fumati me lo permette, chiederei all'assessore Marnati un breve saluto, che credo che è forse qui, che interpreto il piacere di tutti nel sentire un suo saluto, e ovviamente credo che tutti noi organizzatori ci possiamo scusare con tutti coloro i quali non abbiamo invitato, ma gli spazi sono questi, e quindi no, credo che per ragione molto titolato l'assessore Marnati. Io mi fermo con un ringraziamento a tutti sincero, e anche a tutto il personale di ARPA, Pistono, Elisa Bianchi e tutti gli altri, perché tutti contribuiscono con un pezzettino, una vibrazione, ma andiamo avanti. Grazie. Grazie mille. Assessore Marnati, a lei. Grazie. La mascherina la tengo? No, la posso togliere? Grazie. Si fa veramente fatica a parlare con la mascherina.
Grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qui con voi. Giustamente è stato ricordato, insomma, ancora oggi si parla esclusivamente di Covid. Si era partiti nel 2019 giustamente con la rivoluzione da parte delle giovani generazioni, dei ragazzi, che c'erano gli scioperi la mattina, abbiamo visto Torino, tante città, Vercelli, Novara, insomma tanti capoluoghi, abbiamo visto tanti ragazzi che insomma protestavano per quello che sta accadendo. In effetti il Piemonte lo dimostra, siamo flagellati ormai da eventi drammatici, continui, soprattutto non solo nel periodo autunnale, e lo sappiamo bene con gli alert di ARPA, ma anche con il periodo di siccità, insomma, ormai è evidente che la situazione è molto complicata e gestire una cosa complicata in emergenza è ancora più complicata, tant'è che da una criticità della pandemia siamo riusciti, ricordato giugno, luglio e agosto 2020, quindi in piena pandemia, a realizzare un laboratorio unicum a livello nazionale di eccellenza come l'Istituto Superiore di Sanità, lo Spallanzani, che fa appunto verifiche di virus in ambiente. Fino un anno fa forse neanche ci pensavamo a una cosa del genere, no? Però ricordiamo che ambiente vuol dire anche salute, tant'è che noi abbiamo il problema della qualità dell'aria, ma infatti il problema è di salute pubblica. I fanghi, abbiamo parlato l'altro giorno dei fanghi anche qua in provincia di Vercelli a Balocco, sono stati scaricati, oggi hanno fatto i prelievi. Ci sono tante criticità. Che cosa fanno? E nel, giustamente è stato ricordato che dal 2015 c'è l'ecoreato, prima non esisteva, ma noi ci stiamo occupando di 1500 siti di bonifica in Piemonte, su 1182 comuni, siti di bonifica perché qualcuno li ha inquinati e poi li ha abbandonati lì. Chi paga? Se riesci a tirar su qualche soldo dall'azienda, se ancora, o chi ha inquinato, se ancora ha disponibilità, altrimenti paghiamo noi, il pubblico. Tant'è che ogni anno noi dobbiamo mettere milioni e milioni e milioni di euro, che ARPA è il braccio operativo, ma poi ci sono anche le bonifiche da fare. Potrei raccontarvene tantissime anche qua vicino. Quindi paga. I cittadini pagano quello che gli altri ci hanno lasciato. Tant'è che l'educazione, giustamente prima ha raccontato della natività ecologica, si usa sempre dire siamo nativi digitali, non si dice mai siamo nativi ambientali, perché in effetti è ancora molto fresca come cosa. Però noi stiamo realizzando, cosa che non si era mai vista, una programmazione che è difficile comunicare. Noi stiamo preparando il piano della sostenibilità, il piano della tutela delle acque, il piano energetico, che è integrato col piano dei rifiuti dell'economia circolare. Ma come lo comunico ai cittadini che stiamo facendo un lavoro gigantesco che traccia la linea da qua ai prossimi 30 anni? Non si percepisce, dicevo prima con l'università, si fa fatica a spiegare quello che potrà accadere fra 20 anni, 30 anni, perché uno cerca di vedere quello che vede oggi, domani, fra un anno, pensare quello che accadrà nel nostro Piemonte fra 30 anni. Chi se ne frega, nel senso tanto ci sarà qualcuno, come quando inquini o butto i rifiuti per strada, ma sì, tanto qualcuno passerà e pulisce. O i fiumi, la quantità di plastica, abbiamo fatto un sacco di eventi facendo vedere la plastica con un sensore che galleggiava partendo da un fiume fino a dove arriva, fino al mare, per tracciare la quantità dei rifiuti che vengono scaricati. Quindi qualcuno ci penserà, però noi che siamo un ente pubblico con ARPA, l'università, noi dobbiamo riuscire a convincere che il problema sarà di tutti. Quando parlavamo prima dei ghiacciai, molti ancora fanno fatica, sono restii a credere che potrà accadere una cosa del genere, che non ci saranno più ghiacciai sulle nostre montagne. Sembra impossibile. Così come oggi c'è ancora una percentuale di popolazione che dice che il virus non esiste perché non si vede. Quindi siccome io vedo i ghiacciai, chissà, magari gli studi si sbagliano. E invece tu devi tracciare cose che devi fare fra 30 anni. Oggi abbiamo l'opportunità mai vista di sfruttare una quantità di risorse incredibili, forse fin troppe, e la paura sarà quella di non riuscire a utilizzarle, perché abbiamo verificato che attraverso la raccolta di tutti i progetti che sono arrivati dagli enti locali, sono circa 3.000 in Piemonte, molti di questi non hanno i criteri per attrarre i finanziamenti del PNRR, non ce li hanno perché non sono progetti esecutivi, quindi non potremo utilizzare quei fondi. Molti di questi non sono in grado di farle perché sono tutti piccoli comuni, noi abbiamo l'80% dei comuni che sono sotto i 5.000 abitanti e molto spesso hanno due dipendenti, un segretario generale che è condiviso fra più unità, più comuni, quindi fanno molta fatica.
Quindi l'opportunità è oggi. Quindi questo tipo di iniziative sono importanti oggi in presenza, anche se penso che sia il 50% a capienza, forse anche di meno, per far capire che veramente stiamo rischiando e non si percepisce questo rischio. Quando adesso ci avviciniamo al periodo autunnale, ci saranno purtroppo, come ormai accade, gli alluvioni, ecco, poi quando ci sono le vittime, allora a quel punto lì ci si pensa che forse bisogna fare presto. Per fare presto bisogna, noi abbiamo programmato, ci vuole l'attività programmatica anche di tutti gli enti insieme alle forze dell'ordine che ovviamente sono qui presenti, ma anche partendo dai ragazzi per spiegare che fare la raccolta differenziata è un bene. Ci sono realtà piemontesi dove abbiamo l'80% di raccolta differenziata, alcuni che ne raggiungono neanche il 50%. È un fattore culturale, perché se da una parte funziona e un'altra parte no, è perché qualcuno non ci ha mai lavorato. Quindi grazie per questo tipo di iniziative, aiutateci anche noi, perché facciamo veramente fatica a comunicare tutte le cose che si devono fare in ambito ambientale, perché a differenza di come si pensava prima, magari anche nel 2015, l'ambiente non deve essere visto come una resistenza allo sviluppo, anzi oggi, e qui spingo molto anche grazie alle nostre università e a UPO con cui appunto stanno lanciando i nuovi corsi di laurea, oggi l'ambiente diventa invece fonte di grande sviluppo attraverso il trasferimento tecnologico, attraverso investimenti, attraverso la ricerca, può veramente fare la differenza, sperando nel nostro piccolo di fare il nostro e di aiutare appunto a raggiungere un obiettivo che è enorme, perché cambiare il clima è facile a dirsi, ma facciamo fatica a fare le cose locali, figuriamoci a cambiare un clima che non dipende tutto da noi, quindi noi facciamo e ci sentiamo orgogliosi di tutto quello che possiamo fare, e sperando che anche altri paesi come la Cina, l'America, l'India, che non hanno questa sensibilità, facciano altrettanto, perché sennò poi rischiamo che tutto il nostro lavoro vaga, insomma, svanito. Questo sarebbe veramente un peccato, però ci proviamo, insomma, siamo qui per fare il nostro nel nostro piccolo. Grazie mille. Grazie infinite, applauso al nostro assessore e collettivo ai vertici delle nostre istituzioni che hanno parlato. Chiamo a questo punto il curatore del volume, il dottor Franco Pistono. Tanto per dare i tempi, 10 minuti, ci racconterà un po' il senso di tutto questo. No, penso... Sì, vai là, perfetto. Dunque, sarà capitato a tutti nella vita di passeggiare in un luogo particolarmente bello e magari di fermarsi e scattare qualche foto, magari anche con il telefono per condividerla subito. Passeggi e passeggi, a un certo punto ti giri e scopri che alle spalle lo stesso territorio dove sei passato, le stesse cose che hai calpestato, che hai vissuto, però hanno una prospettiva diversa, ti paiono differenti. E quella visione non è alternativa a quella che hai fatto andando, ma la completa. Questo saggio, questo piccolo oggetto che adesso tengo per le mani, ve lo voglio presentare in questi termini. Cioè, è il frutto di un'indagine fatta su un tema complesso, che è la sostenibilità, che quantomeno è tripartita, sostenibilità ambientale, sociale, economica, quantomeno. Questa complessità è stata indagata da 3 istituzioni che hanno 3 storie, 3 compiti diversi, 3 anime diverse, e quindi è ancora più complesso, ma sempre ad affondare all'interno. Ma in queste istituzioni vivono delle persone che hanno storie, culture, emozioni, anime differenti. E quindi ci sono scienziati, ci sono comunicatori, ci sono biblisti, ci sono filosofi che hanno contribuito a questa lettura complessa, a questa osservazione di questo paesaggio. Uno di loro è stato il professor Gianluigi Bulsei, che era un sociologo, un amico, e quindi diciamo
per molti qua in sala si chiamava Gigi, e parto proprio da sue righe che sono riportate nella quarta di copertina e che abbiamo deciso tra tutti di così, riportare come simbolo di questo saggio. Scrive Gigi: applicata alla tutela dell'ambiente, l'attività musicale favorisce la diffusione virale e la condivisione di un sapere comune, trasformando qualche cosa di noioso in un tema sociale e pubblico alla moda, sotto gli occhi di tutti, che dipende da tutti, che merita attenzione e rispetto sia sul piano individuale sia su quello collettivo. Così Gigi. E questo è un pensiero che già ci spalanca infiniti orizzonti, che qua ovviamente io non ho il tempo, neanche diciamo lo risparmio a voi, di indagare, ma sono sicuro che leggendo li scoprirete sfogliando questo saggio. Allora, diciamo che, come ho detto, ci sono varie sensibilità che si occupano di questa parola, ambiente, no? Che già più volte è stata citata. Sempre Gianluigi Bulsei, sempre riportato anche in questo saggio, ci fa riflettere sulla distanza tra natura e ambiente, che io semplifico in questi termini, grazie alle sue parole, al suo contributo. Cioè, natura è tutto ciò che è altro da noi, che noi osserviamo in quanto tale. Ambiente diventa, quindi, un insieme di fatti. Ambiente diventa invece quando si trasforma in un insieme di atti, di azioni. E queste azioni sono operate dall'uomo. E quindi se è l'uomo il protagonista nel bene e nel male, ecco che ciò che ho detto all'inizio torna ed assume un valore superiore. Tutte le scienze, tutta la cultura di cui è depositario l'uomo conta nell'indagine in maniera uguale. Le une al fianco alle altre, le scienze dure al fianco alle discipline umanistiche. Non come troppo spesso, io da umanista lo dico, con un ruolo ancillare, cioè come un belletto, non si capisce tanto bene, quindi grazie alle scienze, alle discipline umanistiche, semplifico. No, è come quello con cui ho aperto il discorso, tu vai e torni, e le due visioni ti servono ad avere una visione tridimensionale, completa, è questo il discorso. E sopra, diciamo, alla ricerca di questa piena interdisciplinarità, o meglio direi anche transdisciplinarità, cioè andiamo a cercare qualche cosa di nuovo, c'è la differenza che c'è tra un maglione dove si cuciono, no? Si mettono insieme dei fili, e un impasto con cui ci fai una torta, dove la torta è qualche cosa di nuovo che è fatto dalle parti, dagli ingredienti, ma ha un valore superiore. Questo è il concetto di qualcosa di innovativo che nasce da queste riflessioni. E sopra cosa ci mettiamo, sempre usando la torta come riferimento? Una ciliegina, che è la musica, che sempre comunque scorre nell'alveo delle discipline umanistiche, diciamo, no? È un'arte che sta lì, però ha una peculiarità che già è stata un po' indagata. Non riesce a dirci nulla, non ti posso dire andiamo a mangiare una pizza con la musica, però ti posso suggestionare, ti posso emozionare. E le emozioni sono il grande elemento che cambia lo scenario. Queste emozioni che abbiamo cercato in questo anno magico, in questo 2015, dove viene data alle stampe l'enciclica Laudato Si, dove viene data alle stampe l'Agenda 2030, musica d'ambiente nel suo piccolo, e poi 3 anni dopo sottoscrivendo questo accordo, quindi andando ad anticipare quale definizione, beh, quella straordinaria di quest'anno dove il Ministero dell'Istruzione dice l'educazione e la sostenibilità entra nelle materie obbligatorie. È proprio quest'anno che si va a chiudere è successa questa cosa. E il MIUR cita questi due atti, quindi il Ministero cita l'Agenda 2030 e la Laudato Si, che sono due atti, come tutti sappiamo, completamente differenti in apparenza. E invece no, li cita insieme. E dice che la scuola è il luogo d'elezione per fare questo tipo di procedimento, di processo, per cambiare. Come è stato detto, i bambini sono il nostro presente, certo sono il futuro, ma il presente, quindi è bene che loro sentano prima di capire. Cultura certamente, ma emozioni. E poi sempre il MIUR dice,
Questo è un percorso emotivo e culturale. Prima dice le emozioni, perché ha capito, e noi qua le abbiamo colte. E le abbiamo colte con tre istituzioni, di cui mi onoro di far parte, insomma, di una che ha saputo comunque guardare appunto oltre il dovere istituzionale, alla ricerca di qualche cosa, cioè si è girata indietro per andare avanti. Io direi che a questo punto, insomma, vado a chiudere, mi piacerebbe andare oltre, ma devo e voglio chiudere, ma non prima di avere detto due cose. La prima è che sono onorato di aver scritto con compagni di viaggio, tra cui Gigi, che era stato tra i primi, il primo e il più entusiasta, diciamo, a raccogliere questa sfida, diciamo, questo gioco, e infatti le sue parole sono comunque vivono all'interno della mia introduzione, diciamo, ai lavori degli altri. Sono onorato di aver potuto scrivere al fianco di Cristina Meini, Yolanda Poma, Alessandro Croce, Maurizio Galazzo, Gabriella Greco ed Elisa Bianchi, veramente, che hanno illuminato questo lavoro con il loro pensiero e con le loro emozioni. Prima di chiudere, così a tutti coloro i quali vorranno leggere il volume, così consiglio, come ho fatto nel saggio, una lettura libera, non necessariamente sequenziale, ma così come si affronta una siloge poetica, con la certezza che anche senza andare appunto dalla A alla Z, ma mischiando le carte, la visione d'insieme sarà chiara, sarà circolare, sarà, mi auguro, appagante. Dunque, grazie alle autorità che mi hanno preceduto e grazie a voi per l'ascolto. E chiamerei Cristina Meini. Sì, infatti, grazie infinite, Franco Pistono, grazie. Condividiamo pienamente questo spirito che ha animato il volume. Professoressa Cristina Meini ha scritto Musica e ambiente, una coppia di successo. Buonasera a tutti. Franco è altissimo, io no. Sì. Dobbiamo fare questi... Buonasera a tutti, saluto tutti, però permettetemi saluto in modo speciale Patrizia che è qui con noi e voglio anche dire che avevamo già in programma con alcuni, lo stiamo organizzando con alcune delle persone che sono qui un pomeriggio per ricordare ancora più nel suo ambiente forse quello dei ragazzi Gigi Bussei e niente. Allora, per quanto riguarda il mio intervento, è stato piccolo, una cosa molto semplice, però ho voluto riflettere su un tema. Io sono una filosofa della mente, una filosofa della comunicazione, e mi sono chiesta, ma perché diavolo la musica è davvero uno strumento così importante per comunicare, per veicolare delle informazioni? Forse solo perché ci piace, indubbiamente ci piace, e indubbiamente è importante... Il tema delle emozioni è già stato tirato in ballo ed è vero, però io credo che, e ci ho voluto riflettere insieme a voi, credo che ci siano anche degli elementi in più e in particolare, ma proprio per riassumere, voglio prendere due minuti, non di più, la musica secondo me ha un po' la stessa struttura dei miti. Io non sono un'antropologa, però i miti sono caratterizzati dal fatto che poiché violano delle leggi di natura, le persone si trasformano, parlano, passano attraverso i muri, capiscono la mente degli altri molto più di quanto non facciamo noi, hanno delle proprietà speciali che fanno sì che uno, noi facciamo più fatica a capire, perché non sono come noi gli eroi, i supereroi, però quando li abbiamo capiti ce li ricordiamo meglio, quindi graffiano di più la nostra memoria e la nostra attenzione. La musica ha queste caratteristiche, perché è un linguaggio con una sua grammatica che quindi è attraverso le sue dimensioni, melodico, ritmico, agogico, i timbri, ci trattengono, ci fanno stare lì e poi ci sciolgono in un'emozione, sì, come si è detto. E quindi ho voluto portare avanti questo paragone per cercare di giustificare il lavoro che è stato fatto con il progetto Musica d'Ambiente. D'altra parte, qui abbiamo dei rappresentanti delle istituzioni e l'istituzione civile e militare sa bene qual è
questo valore della musica, le marce, gli inni, sono esattamente, non è un caso che non si raccontino gli inni ma si cantino, c'è una ragione perché si suonino, e ancora di più la Chiesa ha ben presente questo. Voglio solo ricordare neanche tanto la musica colta della Chiesa, ma pensiamo al valore delle laudi, o pensiamo poi al valore del canto gregoriano che ancora oggi ci ritroviamo, e nella tradizione luterana, i corali luterani hanno riempito la musica pop, che crediamo sia pop, ma in realtà viene da lì. Quindi non è un discorso nuovo, ho solo cercato di capire, di entrare un po' in questi meccanismi. Grazie ancora. Un'altra filosofa del lupo è la professoressa Yolanda Poma. Vento nel vento, le connessioni di musica e ambiente. Prendendolo come occasione per ricordare tutte. Grazie. Che onore. Sono commossa. Allora ripeto, perché non si sentiva bene. Allora ringrazio per questa occasione appunto di presentare insieme il libro nel ricordo affettuoso dell'amico Gigi Bulsei, che è sempre vivo nei nostri cuori. Il libro testimonia di un incontro di conoscenza reciproca sul tema dell'ambiente, abordato dal versante dell'esperienza musicale con un intento educativo, e a cui sono stata chiamata a partecipare come filosofa morale. Mi sono quindi lasciata ispirare dal progetto di ARPA, contagiata dall'entusiasmo incontenibile di Franco Pistono, che ringrazio perché è veramente l'anima di questo progetto. Mi sono lasciata ispirare, diciamo che in altra forma, un po' più sgrammaticata, potrei dire mi sono lasciata inspirare, perché ho capito che la respirazione, diciamo la respirazione creativa, è il nucleo essenziale della musica e del canto che lega la nostra esistenza all'ambiente. Quindi respirazione a cui io sono arrivata percorrendo una serie di termini, una catena di termini, a partire dall'ascolto, quindi dal soggetto, dal suo orecchio, per passare poi alla voce, al suono, e ancora più su fino alla ritmica del respiro e quindi all'aria, cioè al fondamento dell'esistere di tutto l'universo, nel continuo scambio, di nuovo nel ritmo del dentro e fuori, che noi condividiamo con tutti gli esseri viventi e che descrive la nostra dipendenza costitutiva dall'ambiente. In questo mio percorso una guida eccezionale per me è stata la figura del corpo, cioè il corpo mi è stato veramente di termine di riferimento fondamentale, pensando al fatto che la prima risposta, la prima reazione che provoca in noi la musica, che parla una lingua affine a quella appunto della natura, è una risposta anzitutto corporea. Al suo ascolto noi proviamo uno scombussolamento di viscere, proviamo un abbrividire, ecco, sono tutti termini che indicano questa nostra risposta immediata al linguaggio musicale, perché la musica parla il linguaggio espressivo, parla un linguaggio che precede appunto la lingua verbale, la lingua concettuale, e scompiglia, provoca il pensiero e lo spinge a pensare. Ecco, per il filosofo questo è qualcosa che dà da pensare, come ha detto un famoso filosofo che poi ricordo. Allora, il corpo quindi è stato per me una via di accesso privilegiata per parlare dell'esperienza della musica e della natura a cui il corpo appartiene. Come ha ricordato Paolo Pomati, il nostro rettore è un uomo di medicina e quindi ha a che fare con i corpi, sa che parlare del corpo non significa solo riferirsi a un oggetto nel mondo, ma a ciò che dischiude un mondo, quindi un corpo non solo biologico ma anche vivente, vissuto, che sente e si sente, e questo è un caso unico nella nostra esperienza del mondo. Ora,
Può stupire che come filosofa morale io continui a parlare della corporeità. Morale però, appunto, non moralistica, è una riflessione sul bene, un bene comune a cui noi partecipiamo con il nostro essere globale, che è fatto di tante cose, e quindi anatomia, fisiologia, affettività, intelletto, spiritualità, e che prevede una fondamentale prassi relazionale. Ecco, tutto questo interessa l'etica. Ma se dovessi individuare l'elemento, secondo me, indispensabile di questo processo virtuoso che ci coinvolge nella partecipazione a un bene comune, direi che questa è la facoltà dell'attenzione. Ecco, credo che questa sia la lezione più preziosa di ogni forma di insegnamento e di ogni forma di progetto educativo, che mi sembra ben presa in carico da ARPA, cioè riuscire a trasmettere anche in modo giocoso, anche in modo ludico, la capacità di essere attenti, cioè quindi vigili, comprensivi, non passivi, consapevoli della realtà che ci circonda, di noi stessi e degli altri. Ecco, l'attenzione è alla radice di ogni forma di responsabilità. Bisogna capire quanto sia necessario apprendere a essere attenti per poter essere più tardi giusti. Questa è una bellissima frase, non mia purtroppo, di un'autrice a me cara che è Simone Weil, che parla appunto dell'insegnamento scolastico in questi termini. Concludo, mi sono presa tutti 5 minuti, per dire che appunto la musica è un ottimo dispositivo per produrre attenzione, perché ci sottrae al tempo e allo spazio per come noi siamo abituati a frequentarli, cioè è in grado di creare un momento di sospensione di quel frastuono, di quel rumore della vita. Quindi in questa attenzione può darsi anche una ecologia sonora, che implica una rieducazione del nostro orecchio, ad esempio, cioè la capacità di rieducare un ascolto ormai distratto di uno sfondo sonoro indistinto, la musica d'ambiente, con la A minuscola però, non quella del progetto ARPA. Ecco, è chiaro quindi il rapporto metaforico con la questione ambientale. Ecco, anche questo invito a partecipare a questo progetto apparentemente eccentrico rispetto ai miei interessi filosofici mi ha resa attenta alle interconnessioni che invece ci sono fra questi temi, perché sono temi che si rifanno ai diversi piani interconnessi della nostra esistenza. Quindi vi ringrazio, ringrazio tutte le istituzioni e spero che il lavoro prosegua, continui ancora. Grazie. Ancora la voce del lupo, questa volta passiamo al Dipartimento di Scienza e Innovazione Tecnologica, il dottor Alessandro Croce, che ha scritto Scienza, Ambiente e Musica, come rendere piacevoli temi difficili. Prego. Buonasera a tutti. Anni fa, quando sono stato coinvolto in questo progetto, io trattavo la vita come sfere a sé stanti, perché la musica è una passione, la scienza è una passione che è nata praticamente quando ero ragazzino alle elementari, e piano piano crescendo c'è stata questa opportunità di studiare scienze ambientali presso Lupo, quindi nato, cresciuto Upo, e questa era un'altra sfera. E quindi si è unita una sfera, la scienza, scusate, con l'ambiente e con la musica. Quando mi pare fosse il 2016 sono stato coinvolto in questo progetto, ho conosciuto il dottor Pistono, per poco, perché poi è diventato Franco subito. E mi ha colpito questa sintonia. Io pensavo di essere un po' il pesce fuor d'acqua in questo saggio, perché la scienza, già da bambini, quante volte, la matematica, le scienze, la biologia, troppo difficile, non riesco. E in più, quando mi ha coinvolto nella partecipazione
alle scuole elementari, tra l'altro ho ritrovato la mia vecchia scuola elementare, ho trovato dei bambini che erano i figli dei miei amici. E quindi io lì ho visto tutte queste sfere che sono un'unica grande sfera, perché ho capito qual è il vero ruolo di ognuno di noi, perché non viviamo mai in una sfera unica. Bene o male ci si ritrova tutti e ognuno ha il proprio compito. Quindi quando scrivevo questo saggio, all'inizio avevo veramente difficoltà, perché avevo tantissime idee e mi rendevo conto di quanti temi dal punto di vista ambientale la scienza possa affrontare, e sono temi molto difficili, però sono temi che soprattutto nelle scuole primarie sarebbe importante iniziare a introdurre. E lì ho pensato a quanto possa essere utile una base musicale. Quindi tutte queste diverse sfere insieme a questa sintonia, poi leggendo anche gli interventi degli altri autori, non mi sono più sentito un pesce fuor d'acqua, ma mi sono sentito parte di un piccolo ingranaggio. E quindi la scienza, dal punto di vista della trasmissione verso i bambini, può essere aiutata anche tramite aiuto dal punto di vista sia etico che estetico. E lì la partecipazione di tutte le diverse persone, di tutte queste diverse sfere, può essere molto importante nella trasmissione di questi concetti, soprattutto a partire dalle fasce di età più giovani. Mi colpisce particolarmente quanto i più giovani siano più attenti, soprattutto rispetto alle fasce di età medie. Infatti più volte mi è capitato di vedere qualche bambino che riprendeva il ragazzino e diceva non si fa. E quindi tramite un'interazione musica, scienza e ambiente, rendere anche più, più piacevole, più invitante anche per queste fasce di età, diventare ecologicamente sostenibili. Per chiudere, un ricordo che mi ha fatto commuovere. Io ho incontrato poche volte il professor Bulsei, ci siamo conosciuti credo nel 2013, ma è stato veramente una delle persone che è entrata più in sintonia in così poco tempo, e mi è spiaciuto non proseguire questo percorso con lui. Grazie. Ora passiamo alla voce dell'arcidiocesi. Abbiamo un biblista, don Maurizio Galazzo, e una musicoterapeuta, suor Gabriella Greco, che hanno scritto a quattro mani Laudato Si, musica e ambiente. Parla per prima chi? Don Maurizio? Gabriella? Don Maurizio, prego. Avevo preparato un papiro, ma ho cambiato idea. Così magari riesco a stare nei minuti. Mercoledì scorso ero a Roma per faccende legate alla mia, ai miei impegni, alle varie cose. Mi è capitato di passare nella mattinata di mercoledì scorso, 2 giugno, da Via del Corso, la prima parte di Via del Corso, quella più verso Piazza Venezia, dove c'era già un discreto numero di persone, devo dire onestamente, insomma, con una certa attenzione anche alle distanze e a evitare assembramenti che sarebbero stati quantomeno inopportuni, ma ecco, c'era già un po' di gente. Vuoi non fermarti per aspettare di veder passare le frecce tricolori, anche solo per dire, no, c'ero, quest'anno ero qui. Brusio, discussioni, bambini che piangono, insomma le solite cose di tutte quegli incontri, di quelle riunioni a cui eravamo abituati e che speriamo di poterci ancora riabituare, eccetera. A un certo punto, dal Vittoriano, dall'altare della patria, una tromba ha suonato il silenzio, e si è fatto silenzio.
Ecco, in una situazione così particolare, così diciamo pure confusionaria, come sono tutti questi eventi, un piccolo suono però ha saputo fare la differenza. Suor Gabriella nella parte del suo contributo ci ha ricordato che, ecco, forse questa funzione del piccolo suono è legata a qualcosa di profondo. La musica ha qualcosa a che fare con l'uomo, con l'umanità, e di conseguenza anche con la spiritualità, perché l'uomo è fatto di corpo, anima, spirito, mente e tante cose legate insieme. Papa Francesco, d'altro canto, ci ha ricordato che proprio perché l'uomo è un insieme di tante cose, non si può essere uomini di fede, non si può essere uomini di chiesa, non ci si può dire cristiani, forse non ci si può neanche dire umani, se non ci si prende cura del creato, del mondo come creato, cioè come una realtà che qualcuno ci ha affidato, di cui siamo responsabili, di cui dobbiamo essere custodi, proprio come quel qualcuno, che per chi crede ha la Q maiuscola, quel qualcuno è custode, responsabile, è padre di ciascuno, padre e madre, come diceva Giovanni Paolo I, di ciascuno di noi. E allora ci ha invitati il Papa, tra tante altre cose, a riscoprire lo sguardo di quel qualcuno, di quel creatore, in cui, come cristiani diciamo di credere, in cui però vogliamo invitare anche tutti gli uomini di buona volontà a seguire la voce. La conclusione però la leggo perché ci tengo. Ha a che fare con la bellezza di un percorso condiviso. È bello che l'ARPA, l'Università del Piemonte Orientale, abbiano accettato di condividere questo percorso con la comunità cristiana, con questa realtà che dal IV secolo abita e dà un suo contributo in questa nostra terra vercellese, in questa nostra terra eusebiana. È significativo che questo percorso, questo tratto del percorso si intersechi con un anno eusebiano, nel quale appunto vogliamo ricordare tanti elementi anche legati a questa tematica dell'ambiente, anche a livello di diocesi, in altri progetti, in altre iniziative. Ed è infine commovente ricordare, come hanno già fatto tutti prima di me, l'amico Gigi Bulsei, a cui il lavoro è dedicato, che ha saputo, tra le tante altre cose, tessere pazientemente, ma con l'entusiasmo che gli era proprio e con cui l'abbiamo conosciuto, tessere relazioni forti tra le persone e tra le istituzioni in cui si trovava ad operare. Se è vero, come dice Papa Francesco nella Laudato Si, che basta un uomo buono perché ci sia speranza, mi piace pensare che proprio Gigi sia stato e ancora sia, anche se in una vita diversa, in una vita nuova rispetto a quella in cui l'abbiamo conosciuto, un bel esempio di quella bontà, semplice, quotidiana, forte, vera, capace di dare speranza all'umanità. E mi auguro che anche ciascuno di noi, nel nostro piccolo, possiamo avvicinarci sempre di più a questo ideale, che è alto, è impegnativo, ma non è irraggiungibile. Forse grazie, Don Maurizio. L'altra voce della diocesi, Suor Gabriella Greco. Don Maurizio ha già accennato anche alla parte con cui ho contribuito a questo saggio e volevo solo dire così che è un po' il punto di vista di quello che sono, di quello che faccio, cioè sono una musicoterapeuta e una religiosa che crede che il suono, che la musica siano un elemento molto importante, fondamentale per la relazione. Questo lo sperimento quotidianamente nel mio lavoro, ma è qualcosa che ha a che fare non solo con la relazione, nella relazione con gli altri, ma anche una relazione che è con Dio, con il creato. E questo perché il suono è qualcosa che è dentro di noi, è dentro il creato. Ci sono molte culture, popoli distanti tra di loro, così come con cui ho iniziato il mio scritto, che pur essendo lontani per esperienza,
per epoche, per culture e religioni, affermano, credono che l'universo sia nato con un evento sonoro. Noi nella Bibbia abbiamo la presenza di un Dio che dice e allora crea, la sua parola crea. Quindi questo mi ha fatto pensare che la musica sia uno strumento davvero privilegiato, perché è qualcosa che è parte di noi, è parte del creato. Quindi fare musica e parlare attraverso la musica è solo, in un certo senso, dare voce a qualcosa di profondo che è presente in noi e nella creazione. Già l'arcivescovo parlava di vibrazione, no? Di vibrazione dell'universo, del cosmo. Attualmente si possono sentire con la tecnologia e la scienza anche i suoni dell'universo, ma lo stesso corpo umano, prima veniva citata la fisiologia, l'anatomia, lo stesso corpo umano è un corpo umano che ha cellule vibranti, che ha degli organi che pulsano, vibrano e oscillano. E quindi pulsazione, vibrazione e oscillazione sono degli elementi fondanti della musica. Quindi noi siamo in una creazione musicale, in un corpo musicale. Grazie. Mille grazie anche a Suor Gabriella, grazie. E infine, last but not least, la voce, la comunicazione dell'ARPA, la dottoressa Elisa Bianchi, che ci parla ancora di l'ambiente in musica. Lo sketch è venuto bene, no? Io voglio qua riportarvi una riflessione che non ho messo nel saggio, ma perché riprende la parte conclusiva del saggio di Suor Gabriella. Lei ha citato, appunto, al termine del suo intervento, Ezio Bosso. E io voglio riprendere da lui e dare, appunto, aggiungere al mio scritto alcune considerazioni. Ezio Bosso, sappiamo, è stato un direttore d'orchestra, un compositore, pianista, e come il professor Bulsei anche lui ci ha lasciato lo scorso anno. Scusate. Quando, appunto, ci ha appena lasciato, ho seguito numerosi servizi che la RAI le aveva dedicato, tra cui un'intervista in cui una giornalista gli chiese di che cosa lui aveva paura, quale fosse la sua paura più grande, adesso che, cioè in quel momento in cui la malattia sembrava sovrastarlo. Lui non accennò minimamente alla sua condizione fisica, ma disse questa frase che me la sono appuntata e oggi ve la riporto, molto molto breve. Lui disse che aveva paura di non dare abbastanza. Ecco, porto a voi questo input e questa domanda e questa riflessione. Noi diamo abbastanza ogni giorno? Che cosa vuol dire dare abbastanza? Dare vuol dire dare innanzitutto noi stessi. Attraverso un'esperienza estetica vuol dire porsi in ascolto di noi stessi, un conoscere noi stessi socratico, un acuire tutti i nostri sensi per predisporci verso gli altri, affinché, parlando sempre di vibrazioni, le nostre corde vibrino, no? Non all'unisono, perché noi siamo strumenti di una grande orchestra, quindi ognuno ha la propria musica, le proprie caratteristiche, e tutti insieme facciamo vibrare l'universo. E darsi vuol dire anche riconoscere i propri bisogni, perché da lì poi tutto parte. Sappiamo che con la fine degli anni 90, grazie alla commissione Brundtland, è stato dato la definizione per la prima volta di che cos'era lo sviluppo sostenibile, che
ha posto l'attenzione ai bisogni delle generazioni future e riconoscere appunto quali sono i nostri bisogni permette anche di capire quali possono essere i bisogni degli altri. Adesso che la vita, insomma, riusciamo a vivere più a lungo in questi anni, più o meno contiamo che coesistono 5 generazioni, perché più o meno ogni 20 anni c'è uno scatto generazionale. Quindi vuol dire che ognuno di noi ha delle generazioni davanti e delle generazioni dietro, poi dipende quante, poche o molte. E però dobbiamo pensare, conoscerci e condividere un percorso, ognuno con esigenze e appunto bisogni e necessità diverse. Dare abbastanza vuol dire anche e soprattutto agire. Agire perché agire con consapevolezza, ogni nostra azione ha delle conseguenze e questo, cioè, non possiamo far finta di nulla. Ha delle conseguenze che possono essere minime ma anche grandi, positive come anche negative, e può condizionare anche pesantemente, anche magari in maniera appunto positiva, la vita delle persone che ci circondano e la nostra stessa vita. Quindi, perché appunto noi condividiamo tutti poi alla fine un percorso comune, no? Viviamo in questo stesso nostro unico sistema, in un unico ecosistema, e in cui tutto è connesso, e non è solo grazie o colpa delle tecnologie, ma siamo come tante piccole tesserine di un domino e ogni nostro piccolo spostamento genera tanto, tanto rumore attorno. Dare abbastanza quindi può voler dire anche agire secondo un'etica ed estetica ecologica. Il nostro progetto Musica d'Ambiente prova a fare questo, cioè prova attraverso la musica a stimolare, ad attivare il lato estetico del sensibile dei bambini innanzitutto, perché è stato pensato per loro e poi esteso anche a ragazzi, ma potrebbe anche essere anche portato qui oggi per tutti noi. E attraverso questo parte una costruzione di un comportamento etico che accompagni i bambini nel quotidiano, all'interno della classe e poi nel gruppo dei pari, a scuola, e man mano lo accompagni durante la crescita. Diciamo, l'idea è quella di creare una vera e propria immersione ecologica, no? per generare questi nativi ecologici. Chiaramente l'idea è quella che poi questi nativi ecologici diventino, prendano un giorno il nostro posto e magari possano fare meglio di quello che abbiamo fatto noi e di dare più che abbastanza, o perlomeno abbastanza. Grazie. Bene, allora abbiamo capito che questo è proprio un bouquin d'or, è un libricino d'oro che ci impegnerà nelle letture delle prossime giornate. Per voi che siete qui presenti, poi al termine potete venire, ve ne offriamo, noi e l'Arcidiocesi, chiaramente ARPA, una copia. Tra parentesi, abbiamo voluto proprio e deciso di non andare in streaming oggi. C'era anche l'idea di fare la blended, no? Noi qui in università la facciamo quotidianamente, quindi la lezione in presenza ma anche trasmessa in streaming. Non l'abbiamo voluto fare proprio perché volevamo dare il senso del ritorno in presenza, della condivisione, è il caso forse chiamarla della risonanza, come la chiama l'antropologa norvegese Unni Wikan, questo senso di riprendere a risuonare insieme, a interpretarsi, a capirsi insieme. E qui ci sono, direi, tutte le chiavi essenziali. Abbiamo però registrato
gli interventi, li metteremo chiaramente a disposizione sul canale YouTube dell'Università del Piemonte Orientale. Siamo quindi al termine di questo pomeriggio. Voglio ricordarvi che con gioia abbiamo ripreso queste attività, abbiamo anche un calendario che va avanti già domani e dopodomani, vedo che c'è la professoressa Odeu in sala, abbiamo il Tillit, questa edizione nuova del teatro in lingua, lingua in teatro, che qui è parziale, no? Perché finalmente i nostri studenti riescono di nuovo a tornare in teatro per poter recitare. Sapete che sono i nostri studenti che recitano in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, domani e dopodomani in diretta dal Teatro Civico, in presenza al Teatro Civico, però noi li possiamo vedere in streaming sui nostri canali dell'università. E poi ci sono tante tante altre cose che stanno maturando, proseguirà presumo anche questa collaborazione con ARPA e Arcidiocesi, e quindi non vediamo l'ora davvero di ritrovarvi in una sala, speriamo tutta quanta piena, senza questi posti vuoti, sarà il segnale che l'emergenza pandemica sarà finita. Grazie quindi a tutti e arrivederci alla prossima.